Onorevole Bonafede, perché cantate vittoria il giorno in cui la vostra sindaca di Roma, Virginia Raggi, è imputata e rischia di finire sotto processo per falso? Guardi, i fatti parlano chiaro. Due accuse, quelle relative alle nomine di due dirigenti, Marra e Romeo, nel comune di Roma, sono state, su richiesta della Procura, ecco, la Procura ha richiesto l'archiviazione di quelle accuse, era l'accusa di abuso d'ufficio, quindi quelle nomine, secondo quanto accertato dalla Procura, che noi abbiamo sempre rispettato fin dall'inizio, sono delle nomine regolari. Io mi permetto di dire ai cittadini che ci stanno guardando da casa che per un attimo devono ricordarsi del fiume di inchiostro e di fango con cui i giornali hanno cercato di travolgere Virginia Raggi e la sua giunta proprio su quelle nomine. Ecco, oggi con la richiesta di archiviazione della Procura tutto quel fiume scompare in un attimo. Niente, perché tutti i politici che hanno dei rinvii a giudizio, che hanno delle incriminazioni, poi vengono travolti da fiumi d'inchiostro. Però mi permetta di dire che se lei dice che tutti i politici subiscono il massacro che ha subito Virginia Raggi, questo sotto gli occhi di tutti non è vero. Perché io le posso dire che si è parlato anche di invenzioni totali, come del fatto per esempio che io a un certo punto sarei stato a trattare con la Procura un patteggiamento mai avvenuto di Virginia Raggi, cioè io le parlo di questo, di massacrare una persona. Benvenuto nel mondo della realtà, onorevole Bonafede, quello è il mondo dell'invenzione. Ascolti, no, sì. Però non vorrei sapere, se Virginia Raggi venisse condannata, per voi cambierebbe qualcosa e voi vi potete permettere di andare in campagna elettorale con la sindaca di Roma sotto processo? Allora, innanzitutto diciamo di che cosa stiamo parlando. È rimasta l'accusa da parte della Procura sul falso, cioè Virginia Raggi avrebbe firmato un documento all'interno del quale c'è una frase che secondo la Procura potrebbe essere non vera, cosa che Virginia Raggi invece contesta e avrà modo di accertarlo. Voglio chiarire però che in quel documento non c'è né danno ai cittadini, né sottrazione di denari pubblici, né nomine irregolari, anzi le nomine della Procura ha accertato che sono regolari. Su quel fatto, che mi consenta, è un fatto certamente minore, Virginia Raggi avrà la possibilità di far valere le proprie ragioni in giudizio, se si andrà in giudizio, perché ancora siamo nella fase di richiesta di rinvio a giudizio, ma è necessario allora, che ci sia un giudizio. Giovanni Floris, la Raggi oggi ha detto che vuole le scuse dei mezzi di comunicazione, dei media, che l'hanno trattata come una criminale. Ha ragione, visto che il tema è stato abbozzato anche dall'onorevole Bonafede? Credo che il titolo giusto sia quello che davi tu, benvenuto nel mondo della realtà. Adesso l'onorevole Bonafede dà legittimamente una lettura di una situazione giudiziaria come quanti altri tuoi ospiti l'hanno data, a destra, tutti, a sinistra, al centro. Tutti quelli che fanno politica prima o poi finiscono, magari ingiustamente, sotto accusa per qualche cosa, magari per aver detto il falso alla Procura, che di per sé è un sospetto che un 5 Stelle avrebbe potuto prendere. Diciamo di aver dato il falso nella versione dei fatti che lei diceva non lo... Fornita all'ANAC, sì, su sua iniziativa. Sì, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, una cosa importantissima. Però può essere che abbia ragione lei, come dice Bonafede, cioè chi lo dice che è colpevole? Come nella situazione dell'onorevole, in tanti altri politici si sono trovati contestando la stampa che li aveva attaccati. È vero che c'è stata una grande attenzione della stampa sul sindaco Raggi e c'è stato perché la sindaca Raggi si caratterizzava, come tutto il Movimento 5 Stelle, per una forte denuncia e per una forte autenticazione di identità. Noi io sono diversa, noi siamo diversi, noi veniamo e cambiamo. Credo fosse il PSI nel 1964 col centro-sinistra scoprì, partecipando al governo, che si perde la diversità. Poi tocco ai comunisti con la solidarietà nazionale, poi tocco alla Lega, poi tocco all'Alleanza Nazionale, poi tocco a Forza Italia, poi tocco al PD. Adesso tocca ai 5 Stelle, tutti quelli che vanno a governare perdono il tratto della diversità. Diventano diversi per contenuti. Quindi ora i 5 Stelle devono dire chi sono, perché sul fatto che fossero diversi da tutti gli altri, probabilmente i romani che hanno votato la Raggi ci credono ancora. Cioè non cambierà nulla per chi ha votato.
Però tutti gli altri dicono, vabbè, adesso no, che fate? No, 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 aspetta, un attimo, lei avrà diritto di replica, sì, voglio fare intervenire Anna Foglietta, perché siccome lei è romana e vive qui, in questa città, sono diversi i grillini nell'amministrazione della capitale, e quello che può affossare la Raggi sono i giudici o le persone che l'hanno eletta, i romani? Ma io credo che ci sia un grande scetticismo oggi nei confronti della sindaca, però ci sono anche ancora uno zoccolo duro che la sostiene a spada tratta, nonostante tutto quello che stia avvenendo. Questo lo vedo, lo respiro, perché io mi muovo nella mia città, non sono scollata, sono immersa, cosa che consiglierei di fare anche ai nostri politici. C'è un malcontento, e purtroppo secondo me questa sentenza non depone a favore dei romani, perché è come se spostasse l'attenzione dai problemi reali della nostra città, dei bisogni reali della nostra capitale. È l'ennesima prova del fatto che secondo me la politica, avendo appunto sempre in qualche modo delle magagne, no? È come se poi alla fine non si occupasse davvero di quello che abbiamo bisogno noi. Per cui quello che affosserà la Raggi è la Raggi stessa, secondo me. Il fatto che le sia tornato come un boomerang dietro il suo manifesto politico, il fatto che loro si nominavano paladini della giustizia, e invece, come ha detto giustamente Giovanni Floris, alla fine anche loro sono soggetti, purtroppo, a questa corruzione. Allora, no, non siamo soggetti a nessuna corruzione. Io voglio assolutamente rigettare l'idea che il Movimento 5 Stelle sia assimilabile a tutti gli altri partiti su vicende che riguardano inchieste giudiziarie. E spiego molto semplicemente perché. Perché noi abbiamo un codice etico che è stato votato dai nostri iscritti, che se venisse applicato nei partiti finirebbe col decimarli immediatamente. No, mi scusi, Marino è stato per una cena, per uno scontrino ad una cena, è stato in qualche modo messo alla gogna. Qua stiamo parlando comunque in qualche modo di un favoreggiamento in maniera più No, non esplicita. Parliamo di favoreggiamento, parliamo, semplicemente di una dichiarazione che secondo la procura potrebbe essere falsa, e secondo Virginia Raggi è vera. Io questo lo voglio spiegare, perché il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che ha un codice etico che non si basa sull'innocenza al terzo grado di giudizio, perché tanto i processi durano 10 anni. Noi abbiamo un codice etico che si basa sull'articolo 54 della Costituzione, che dice che un portavoce deve adempiere i suoi doveri con disciplina e onore, e ci prendiamo la responsabilità politica di valutare quelli che sono fatti. E non c'è bisogno, mi faccia finire però, perché questo è un punto fondamentale. Sì. Non vado molto indietro nel tempo. Una settimana fa c'è stata un'indagine che ha riguardato il nostro sindaco di Bagheria. Non è né condannato, ancora si deve fare il processo eventuale, eccetera, però è stato già autosospeso, perché c'erano dei fatti molto poco chiari su cui lui avrà la possibilità di chiarire, però intanto si è autosospeso. Dopodiché, la reazione dei partiti, Floris, qual è di solito? Che il giorno dopo vanno in Parlamento e fanno proposte di legge che imbavagliano la magistratura, o comunque anche mediaticamente attaccano la magistratura. Io su questo non accetto di essere paragonato al Movimento 5 Stelle, agli altri partiti, perché io mi batto quotidianamente in Parlamento per evitare che l'informazione venga imbavagliata e che le intercettazioni vengano distrutte dal governo Gentiloni. E noi portiamo avanti sempre tutto nell'interesse dei cittadini, nonostante... Va bene, questo... intercettazioni di Virginia Raggi sono questi sono i fatti. Battiamo per difendere le intercettazioni e gli altri attaccano la magistratura. I fatti sono che noi abbiamo fin dall'inizio detto rispettiamo la magistratura, e gli altri invece l'attaccano. Questo è quello che crea il divario, l'universo tra il Movimento 5 Stelle e gli altri partiti. Giovanni Floris, il PD accusa i 5 Stelle di avere una doppia morale, e tra l'altro vorrei ricordare, perché prima è stato citato l'ex sindaco Marino, che oggi proprio è stato prosciolto da una delle accuse, che quindi insomma, diciamo, anche lui intanto comunque è stato dimesso anche dal suo partito. I 5 Stelle dicono che se uno è condannato al primo grado di giudizio se ne deve andare, e Forza Italia dice invece di no. Il PD magari dirà a mezzo grado, non è quello il punto. Io penso che cada l'idea che si possa scegliere un politico perché a priori confronti con un problema reagisci in maniera diversa, anche in base alla linea politica che ha il tuo partito. E il punto è che nessuno sa prima di essere diverso. Lo scopri dopo, che ti è successo qualcosa.
Il Movimento 5 Stelle si è presentato alla pubblica opinione presupponendo la propria differenza, che in questi casi viene a sgretolarsi, ma non è niente di grave. Io penso che come su Berlusconi nessuno si sia mai fatto un'idea sul rapporto che aveva sulla giustizia, chi lo votava e chi non lo votava non lo votava. La stessa cosa per il PD. Non penso che il caso Consip convinca qualcuno a votare contro il PD o a favore del PD. La stessa cosa succede al Movimento 5 Stelle. La giustizia è un tema che difficilmente influenza l'elettore della Raggi, di Berlusconi, di Renzi e che difficilmente caratterizza un movimento politico. No, ma io non voglio portare... Il movimento politico, mi perdoni, il movimento politico si caratterizza su una linea di fondo che detta i tratti fondamentali della società, come la vuole disegnare, che cosa vuole, se vuole l'euro o no. Il punto difficile per il Movimento 5 Stelle è che proprio nel momento in cui si sistematizza, trova un leader che insomma viene vissuto anche dolorosamente, un leader che arriva a confrontarsi a Cernobbio dicendo che a lui l'euro va bene un mese dopo aver detto che non andava molto bene, in questo momento si trova ancora a doversi confrontare con una presupposta differenza che dal mio punto di vista loro avevano già abbandonato. Già non ne volevano parlare più. Allora, aspetti, onorevole, sì, però mi permette di replicare su questo. Le do subito la parola, ma voglio agganciare anche una domanda. Perché tutti i vostri avversari politici dicono che amministrerete l'Italia così come state amministrando la capitale, Roma. Lei lo rivendica o ammette che a Roma le cose non stanno andando troppo bene? Guardi, ancora una volta i fatti parlano chiaro e io le cito soltanto le ultime 24 ore. Allora, ieri nel Tribunale di Roma abbiamo iniziato il risanamento che è storico dell'ATAC, che è la società che gestisce i trasporti. Quindi Roma è gestita bene, secondo lei? Mi faccia però, è una domanda abbastanza complessa che richiede una risposta quantomeno di 30 secondi. Quartiere per quartiere No, perché i fatti parlano chiaro e poi i cittadini decideranno. Inizia una svolta storica su una società che ci avevano lasciato con 1,5 miliardi di euro di debiti e noi stiamo facendo questo risanamento sotto gli occhi vigili del Tribunale, cosa che abbiamo già fatto a Livorno. Ieri è stato stipulato un contratto storico. Se non mi parli adesso di Livorno, andiamo avanti. No, ieri è stato stipulato, sto parlando dei rifiuti, che è la seconda priorità per i cittadini romani. Ma ieri ha stipulato un contratto storico col commissario prefettizio, perché fino ad ora sa come venivano gestiti i rifiuti a Roma? Il comune dava una stretta di mano sostanzialmente a Cerroni, chiamato il re della monnezza. Adesso è una monarchia costituzionale, il re della monnezza, ma c'è il contratto. Mi deve fare finire su questo. Non mi faccio fare tutta la puntata sui dettagli. Non è il dettaglio, è il fatto che c'è la stipulazione di un contratto che è storico, che secondo Cantone dell'ANAC riporta tutto finalmente alla legalità. Bene. Ora lei mi dirà, sono stati fatti errori a Roma? Sì. Errori politici? Sì, però rivendico il fatto che ci sia una sindaca che in una rivoluzione culturale si presenta davanti alle telecamere unificate praticamente e dice ho sbagliato, chiedo scusa. E ogni volta è ripartita, è una giunta che piano piano sta portando i risultati. Le dico che l'altro ieri Repubblica titolava che ci sono 150 guasti in meno al giorno sugli autobus di Roma e che ci sono 180 autobus in più sulle strade di Roma. Mi aveva promesso che potevo replicare a Floris. No, ma se lei mi fa... sta parlando da 6 minuti. Sì, le chiedo semplicemente di dire che la differenza non la fa il fatto che qualcuno dice noi siamo necessariamente tutti onesti. Sarei stupida a dire che nel Movimento 5 Stelle a un certo punto non ci può essere una persona corrotta, ma questo ci mancherebbe. La differenza sta nelle regole che ogni forza politica si impone per salvaguardare il principio meraviglioso dell'onestà. E noi questo lo abbiamo sempre fatto e non è smentibile, perché noi portiamo avanti, ripeto, nessuno gliel'avesse smentito. Perfetto, no, però se lei mi dice voi eravate diversi, perché abbiamo delle regole che, in base alle quali facciamo delle valutazioni etiche. Ho detto che la presunzione di diversità cade, ma cade non solo
Ma non è una presunzione di diversità delle persone, è una presunzione di diversità delle regole. E quella, se mi consente, no, non cade. Perché ce l'avessero gli altri. Anche gli altri hanno un codice etico. Onorevole Bonafede, sì. la devo fermare. A quanto pare è inapplicato tutta questa gruppe. Vedremo come reagirà Renzi rispetto ai 16 arresti, mi pare, che ci sono stati oggi. Ma ci va la piano, che anche quelli, no? Ci vuole. Non è che mettiamo la melma, che la melma è melma. No, non mettete, stavo raccontando un fatto. Il diritto di cronaca è sacrosanto e costituzionalmente garantito. Lei però non deve far perdere tempo, perché io adesso voglio far vedere una clip del nuovo film che vede protagonista Anna Foglietta, che si chiama Il Contagio, tratto da questo libro di Walter Sitti, perché si parla di Roma, della Roma dei nostri giorni, dei nostri anni. Guardiamo. Ma se lo paghi, questa storia finisce qui. Lascia perdere quella gente per te. Perché tu sei gente per me, tu. La nostra è un'attività limpida, con tutti i permessi regolarmente firmati dal Comune di Roma. Noi mo pensiamo a fare sta stronzata della festa di beneficenza, un centro dell'accoglienza, l'immigrato. Marcia, io voglio fare, voglio agire. Io voglio morirci qua. Marcia non fa niente. Non gli credo più. Insomma, me la lasci da solo qua. Anna Foglietta, che Roma ci racconta il suo nuovo film? È una Roma molto dura, è una Roma dove tutti i malaffari nascono nelle borgate, nelle periferie, in una borgata dove non c'è speranza, non c'è salvezza, non c'è bellezza, dove non c'è poesia, e in questo ci vedo un chiaro intento politico, e in cui le persone in qualche maniera si contagiano l'un l'altra nella loro depressione, quindi non c'è uno slancio vitale verso appunto l'elevazione, la voglia di sollevarsi. Perché ci vede un intento politico? Ci vede un intento politico perché conviene un po' a tutti farci stare nella nostra depressione, farci stare nei nostri piccoli problemi, perché ci privano degli strumenti per poter lottare, per poter alzare la voce, per poter indignarci. Io quello che vedo nella mia città è la mancanza, l'assenza totale da parte dei cittadini della voglia di indignarsi di nuovo. Questo non c'è più. Io fino a 2 anni fa la vedevo, ora non c'è proprio più. E questa cosa mi preoccupa enormemente, perché non mi capacito di come i miei concittadini non si rendano conto dello stato di degrado nel quale vive Roma, che è eredità durissima, ma che comunque voi avete assunto questa responsabilità. Quindi noi vi abbiamo creduto. Questo è il vostro grande, purtroppo, errore. E questo ve ne dovete rendere conto. Le persone sono deluse. Ora, dirò una cosa. Allora, io ho creduto in Virginia Raggi, ci ho creduto davvero. Purtroppo, ora, mi sento delusa, perché quello che avete detto voi, il vostro codice etico, è stato tradito nel momento in cui io vedo comunque delle inchieste su Virginia Raggi, in cui vedo il sindaco di Bagheria che viene deposto dal suo ruolo. Ha capito cosa intendo? Cioè, il codice etico va bene, funziona, ma voi non dovevate proprio arrivarci a quel punto. La responsabilità e l'assunzione di responsabilità che avete rispetto alla nostra città ve la siete voluta prendere voi, e noi in questo vi abbiamo creduto. E la delusione è maggiore rispetto a chi in qualche maniera te la spiega. Sembra brutto dirlo, ma è così. Onorevole Bonafede. Per me non è brutto, cioè nel senso il fatto che ci sia... No, le dico sinceramente, il fatto che ci sia un'aspettativa alta sull'amministrazione del Movimento 5 Stelle è un fatto che ci inorgoglisce, però le devo dire con altrettanta sincerità che pensare di poter cambiare Roma con tutto quello che Roma ha rappresentato dopo il resto di Camminati, Buzzi e compagnia cantante è diventata il terzo mondo. Ci sono delle zone di Roma che corrispondono a Beirut, però fa impressione quello che si vede in giro. Sì, cosa devo pensare? Che era meglio quando c'era Camminati e Buzzi? Un cittadino che vede il proprio parco invaso dagli arbusti, io non trovo mio figlio al parco, non lo trovo, gli devo mettere il cappellino. Allora, cosa devo pensare? Che era meglio quando c'era il servizio gestito da Buzzi, no, le sue cooperative? No. Che devo pensare? Deve pensare semplicemente che quando si prende un'eredità così pesante ci vuole un po' di tempo, e i primi segnali stanno già arrivando, e le dico che l'aspettativa, io le chiedo di non abbassare la soglia della sua aspettativa, perché però le chiedo di capire che quando c'è una casa che sta crollando, forse c'è il momento in cui più che ricostruirla si devono rifare le fondamenta, e allora chi guarda quella casa non vede la casa
casa nuova, però la vedrà. E quello che le chiedo è questo, di continuare ad avere quel livello di aspettativa. Lei non deve chiederlo a me, io sono una donna molto risolta, no, anche fortunata, non deve chiedere a tutti quei cittadini, che romani, prendono l'autobus e francamente quei 150 autobus in meno sistemati, sono. Voglio capire dove sono. No, se l'ha detto Repubblica ci possiamo credere che non è... Allora, andiamo avanti. No, ma mi fa piacere l'aspetto umano che diceva. Io vorrei che i romani tornassero ad amare Roma, perché è una città meravigliosa. Noi ci rendiamo conto e faremo di tutto per riportare quell'amore per la città che manca. Mi permetti? Allora, io penso che nel momento in cui l'essenza di una forza politica è il, non diciamo la diversità, diciamo il voltare completamente pagina. Nel momento in cui l'essenza è il voltare completamente pagina, arriva sempre il momento in cui si perde l'essenza, perché nessuno riesce a voltare completamente pagina. Alemanno vinse contro Rutelli perché voleva cambiare completamente pagina. Marino vinse contro Alemanno perché voleva cambiare completamente pagina. La Raggi ha vinto perché voleva cambiare completamente pagina. Poi arrivano e si rendono conto che i problemi sono complessi. Se ne rendono conto non solo a Roma, anche a Torino, no? L'Appendino il primo anno di Torino sembrava destinata a essere Presidente del Consiglio, poi è bastata quei tragici fatti alla partita, per cui ha perso anche là identità. Io penso che il problema del Movimento 5 Stelle sia un problema politico, non il fatto che un sindaco si confronti prima o poi, com'è inevitabile, con un'indagine. Si vedrà se è colpevole o no, non è detto che sia colpevole. Il fatto che la indagine, in questo la penso un po' diversamente da Anna, il fatto che sia oggetto di un'indagine non vuol dire nulla, perché se uno è sindaco prima o poi ci finisce. Certo, poteva evitare di mettersi intorno Marra, Romeo e tutti quei problemi, per cui ha chiesto scusa ai cittadini. Sì, ma infatti tutti chiedono scusa degli errori commessi, però gli errori commettono. No, questo non lo può dire. Ma io l'altra sera sentivo, dopo quel bellissimo programma che fa Lasciarelli, facciamo pubblicità a un'altra rete su Mafia Capitale, c'era Alemanno, che si scusava di molti dei suoi errori. Il punto non è quello, il punto è dire, guardate, è un lavoraccio, ma guardi, non voglio fare un paragone tra chi non è paragonabile, però neanche dire che basta chiedere scusa per cancellare l'errore. Sono problemi complessi, fare il sindaco è un inferno. Fare il sindaco per una persona responsabile vuol dire arrivare e dire scusate, io mi metto qua, cercherò di chiamare il meglio, cercherò di utilizzare il meglio delle esperienze che sono venute prima di me, ma questo non è solo un errore di 5 Stelle, qua tutti i politici cancellano tutto quello che è stato fatto prima di loro, arrivano, si rendono conto che non è possibile fare da soli, cascano, ne arriva un altro che vuole cancellare tutto quello che aveva fatto quello prima, e la colpa non è neanche loro che si propongono, è nostra, che continuiamo a pensare che arrivi una persona che metta a posto tutto. Non è così, tutti devono mettere a posto tutto, come dice bene lei, i ragazzini al parco li trovi con il cappello, quale che sia il sindaco. E devo dire, perdonate, un'ultima cosa, io mi ricordo che Rutelli se ne andò considerato il miglior sindaco di Roma. Quando si ripresentò tutti parlavano male, perché pure noi l'importante è che sia uno nuovo, ci piace immaginare che tutto sia semplice. Per arrivi l'uomo o la donna della provvidenza, ci dimentichiamo pure ovviamente. Chi aveva fatto le cose bene prima, perché l'importante è che ce ne sia un altro che ci fa cambiare completamente aria. L'aria non cambia, cambiano i politici, ma non cambiano le cose. Allora, però... però quello che diceva, scusi, poi do la parola a Anna Foglietta, è che le cose peggiorano. Questo è, diciamo... Quello è difficile pure capirlo. Io non riesco a capire se un cassonetto è più pieno di prima, perché sono veramente molto... Se posso permettermi, diceva che l'aspettativa aveva su Virginia Raggi era molto alta e fino ad ora non è stata soddisfatta. Non credo che Roma, prima di Virginia Raggi, mi consenta, fosse un'isola felice. Era in mano alla criminalità organizzata. Allora, secondo me, l'ammissione, capire e ammettere che la situazione è grave, è già un passo avanti. Il fatto che voi non vogliate vedere la realtà è che Roma è peggiorata enormemente, non poco, enormemente. Però io enormemente vuol dire che i cassonetti non si svuotano, che l'ama fa il suo porco comodo, lo possiamo dire, lo dobbiamo dire, perché far finta di niente mi indigna. Non per me, che io guadagno bene e pago le mie tasse, ma per quelli che guadagnano poco e si vedono pure deprivati di quei pochi soldi delle tasse. Quella è una cosa che io non posso accettare, non si può più accettare. Onorevole Bonafede, noi dobbiamo chiarirci su un fatto però. E cioè, noi dobbiamo chiarirci sul fatto che se lei dice che le cose vanno peggio, lei ha chiaro giustamente qual è l'effetto sulla strada, ma non necessariamente quello è il quadro completo. Sulla macchina, dice lui, la macchina sta cambiando. Però è molto semplice anche da spiegare, e cioè...
se gestiva tutto, gestivano tutto Buzzi e Carminati, magari lei potrebbe trovare una buca, però era basata sulla illegalità e Roma era in mano alla criminalità organizzata. Certo. Ora, lei, io le dico che fare una gara d'appalto per garantire che i romani possano non solo controllare in piena trasparenza, ma anche che gli imprenditori romani possano partecipare alla gara d'appalto, richiede almeno 6 mesi. 6 mesi semplicemente per partire. Allora, quindi lei non può dirmi, ma io ancora vorrei capire, nel frattempo, quindi nel frattempo ditecelo. Certo, diteci, tenete pazienza, portate pazienza, il contratto, ci sono 6 mesi, il contratto, devo, di, cui, devo il contratto fermarmi. Di cui parlavo Buona prima fede. Porta Ama nei rapporti con gli impianti in piena legalità e permetterà di Benissimo. Fare le gare d'appalto in piena trasparenza, e c'è un piano triennale sullo smaltimento dei rifiuti che Roma non conosceva. Sono tre anni, pazienza. Portare pazienza. Se volete portare onorevole, la buona raccolta fede. Differenziata le, a Roma, capirete che è anche un fatto molto complicato. Onorevole, no? Buona fede, è quello che stiamo dicendo da molto tempo. E non abbiamo mai detto io che le voglio fare Roma vedere da un giorno all'altro. Sì. Io le... Onorevole Buona Fede, come voteranno i 5 Stelle nei referendum autonomisti di Lombardia e Veneto? Favorevolmente, perché noi riteniamo che sia giusto che una regione, quando incassa una somma di denaro delle tasse dei cittadini, possa trattenere quella quota che è destinata ai servizi territoriali, perché non ha senso che quei soldi debbano andare a Roma per poi tornare in regione. Quindi questo è un principio che noi sosteniamo a prescindere proprio dal Lombardia o dal Veneto. Quindi anche vale anche per la Sicilia. Il quesito vale per la Sicilia, cioè riteniamo che i territori debbano poter avere l'autonomia, chiaramente sempre in un quadro di solidarietà che dallo Stato centrale deve essere garantita a favore delle regioni meno agiate. E mi permette di dire soltanto una cosa rispetto a quello che diceva prima Floris. No, soltanto questo, non ci ritroviamo per la prima volta a governare, governiamo tanti comuni in Italia, 45, in tutti quei comuni noi la svolta l'abbiamo portata e la rivendichiamo. Va bene, onorevole Buona Fede, mi faccia chiudere perché sennò non abbiamo io aumentato, ho guardi, problemi. Il debito pubblico non è aumentato in nessuno dei comuni ma che governiamo. È indisciplinatissimo, grazie sì, onorevole Buona Fede, grazie importante. Giovanni Floris, grazie.